Ok, siamo in diretta. Perfetto. Dovremmo esserci, sì, ci siamo, aspettiamo che si connette qualcuno. Buonasera, cari amici di Original Cosplay. Siamo qui per la nostra intervista con Imi e Eldran, due nostri carissimi amici. E adesso si è connessa anche la nostra Sabrina. Ecco, siamo Ciao pronti. Sabrina. Benissimo. Intanto arriva qualcuno, attendiamo un attimino che si unisce qualcun altro e poi potremo proseguire con la diretta. Allora, ciao Fanny, benvenuta. Intanto salutiamo qualcuno che si connette con noi. Un altro po', Fabio. Ciao Fabio Gelso, benvenuto. Ecco, l'amministratrice vi dice che siete bellissimi ed è vero. Grazie. Va bene, e io direi che possiamo cominciare anche perché poi chi vuol vedere la diretta la potrà vedere anche in streaming, diciamo, registrata sul nostro gruppo. Ecco, presentatevi pure. Ok. Allora, io sono Imi e lui è Eldran. Eccomi. Siamo una coppia nella vita, ma anche nel cosplay. Infatti facciamo cosplay da 5 anni, ma proprio 5 anni perché oggi facciamo anche il compleanno, quindi vi ringraziamo perché per noi è un giorno speciale questo, per cui è bello poterlo condividere con voi di Original Cosplay, ma con tutti quanti i nostri amici, insomma, con tutti quelli che ci seguono. Grazie. Esatto. Eldram vuol dire qualcosa? Ti vuoi presentare? Io sono Elda, come diceva, esattamente 5 anni, esattamente a Romix siamo stati. Il primo cosplay che abbiamo fatto, poi abbiamo portato, è stato a Romix. Perfetto. Esattamente 5 giugno. No, Aprile, scusa. 11 aprile, ecco. Io Perfetto. oggi sono un'elfa, un original, proprio ispirato al mondo elfico. Solitamente ho con me sempre un'arpa, infatti. Insomma, sarei l'elfa della musica, ecco, e questo è il mio nome. Mentre. Il mio personaggio invece è un elfo scuro, che in realtà prende da spunto da Warhammer 40.000, che è un gioco a miniatura. Perfetto. Niente, intanto vi faccio gli auguri per il vostro compleanno, per il vostro anniversario, Grazie. per il vostro anniversario di 5 anni che fate cosplay e possiamo andare avanti con l'intervista. Prima voglio dire che anch'io oggi sono il principe degli elfi, fatalità, neanche a farlo apposta, non ci siamo messi d'accordo. Anche io di solito come strumento musicale ho una lira, molto bella, perciò siamo proprio accomunati. Ecco, proseguo con la prima domanda. Allora, la prima domanda avete già risposto perché presentandovi avete detto che sono 5 anni, passeremo direttamente alla seconda domanda. I costumi li fate voi, e vi gestite da soli oppure li comprate su qualche sito che potete consigliare ai nostri amici? Allora, i costumi noi li facciamo noi, partiamo proprio da una base che è il progetto e li creiamo praticamente da zero, facciamo sia sartoriale che parte di armi e accessori. E io in particolare mi prediligo un materiale che è il Forex, che è un materiale termoformabile che si possono creare armi, armature, facendolo riscaldare con un con una pistola termica, quindi è termomodellabile. E quindi facendo questi modelli, alla fine di modello li metto insieme e poi li vernicio fino al pezzo finale. E in Perfetto. più ci mettiamo anche a cucire. Non siamo esperti in cucito, ma abbiamo fatto esperienza proprio grazie al cosplay. Ed è lì tutta Sì, una infatti catena. è tutta questione di esperienza alla fine, nel senso Esatto. che non abbiamo studiato nulla Esatto. su questa materia, insomma, però tutto ciò che
riusciamo a fare, lo facciamo appunto grazie alla nostra esperienza. Perfetto, io direi che la domanda avete risposto molto bene e volevo capire come vi siete avvicinati al mondo del cosplay, perché questa scelta? Avete detto che sono 5 anni, però volevo capire anche la scelta del vostro avvicinamento. Rispondi te per prima, Imi. Ok, in realtà per caso, proprio per caso veramente, perché io neanche sapevo cosa fosse il cosplay, non ne avevo assolutamente idea. Poi un pomeriggio Eldra, leggendo un articolo su internet, mi ha detto: guarda, sai, c'è un evento presto, perché non andiamo, vediamo che cos'è. Io ero un po' così, un po' scettica, diciamo, all'inizio. Esatto. Va bene, ok, proviamo. Tutto per caso, alla fine. Sì, poi quando abbiamo visto effettivamente il mondo del cosplay, io sono rimasta senza parole. Pensavo di essere entrata in un altro mondo, in una fiaba, non lo so. Allora ho detto: no, voglio farlo anch'io. E da lì, e poi siamo partiti. E quella è la nostra avventura. Da quel momento in poi è nato il tutto. Perfetto. Eldran, tu magari mi puoi rispondere. Mi puoi rispondere alla domanda: quali personaggi hai interpretato, diciamo, finora? Allora, entrambi abbiamo interpretato molti personaggi da vari generi, che sia da cartoni animati che da film, serie TV, e molto spesso anche di film horror, di cui siamo appassionati. Quindi abbiamo fatto molti personaggi horror, di cui facciamo parte anche di un gruppo che abbiamo iniziato insieme, facendo un gruppo horror, che è il gruppo 43, e niente, poi man mano che passa il tempo vediamo anche altre cose a cui ci ispiriamo, e come per esempio anche il mondo fantasy, e quindi da lì si creano anche dei personaggi original. Quindi è un mondo molto vasto e ci piace molto. Sì, giochiamo un po', giochiamo un po', perché magari riusciamo a fare un Disney e poi magari subito dopo facciamo invece horror, che sono due mondi completamente opposti, per cui giochiamo un po' anche con i nostri personaggi, Diciamo che siete completamente immersi nel mondo del cosplay e mi fa molto piacere, perché condivido la stessa passione e ho quasi lo stesso pensiero. Noi siamo anche noi personaggi fantasy original e niente, condivido quasi appieno tutto, anzi tutto. E volevo sapere per voi cos'è il cosplay, no cosa significa, ma cos'è per voi? Guarda, te lo sintetizzo in 3 punti. Primo, divertimento. Secondo, amicizia. E il terzo è poter essere chiunque. Cioè, grazie al cosplay tu ti dimentichi di chi sei veramente e puoi diventare qualsiasi personaggio, per cui puoi entrare in un mondo completamente diverso da quello che tu vivi giornalmente, insomma. Quindi io lo vedo così. Perfetto. E Eldra, magari rispondi prima a te: qual è il tuo personaggio preferito che hai fatto finora? Allora, finora io direi Vivi di Final Fantasy, perché diciamo che dalla mia infanzia, insomma, giocando a Final Fantasy per molte ore, diciamo che è uno dei personaggi che mi è rimasto nel cuore, ecco. E interpretarlo mi è rimasto nel cuore ancora di più, perché ho rivissuto la mia infanzia, insomma. Certo. Il tuo, Imi? Beh, io ne direi 2, però sono completamente diversi. Io direi, partirei con Kiss Me Licia, che appunto è il cartone animato della mia infanzia, per cui quello è stato anche uno dei primi cosplay che ho portato, è stato molto molto emozionante. E poi ti direi anche Tiffany dalla bambola assassina, che appunto non c'entra nulla con Kiss Me Licia, proprio sono due mondi completamente opposti, però lì riesco a dimenticarmi davvero chi sono, perché siamo completamente diverse io e Tiffany, che interpretandola mi dimentico completamente chi sono e sono lei. Basta, sono lei completamente, quindi mi dimentico, finché non tolgo la parrucca, finché non tolgo il vestito, io sono Tiffany, non riesco a ricordarmi chi sono in realtà. Perfetto. E questo è poi il bello del cosplay. Il vostro personaggio meno riuscito invece? Beh, direi che non saprei rispondere, perché noi quando scegliamo un personaggio da interpretare, lo scegliamo appunto
perché quel personaggio lo dobbiamo sentire nostro. Per cui fino adesso non mi è mai successo di non, cioè insomma, di non vedermi in un personaggio comportato, no, fino adesso no. Certo. E quanto riguarda Vivi, volevo aggiungere che concordo con Eldran, perché è stata una foto che io penso di averla fatta a Bologna, se non sbaglio, sì, e l'ho condivisa su Instagram, ed è stata la miglior foto, quella con più like, diciamo, che ho ricevuto, circa un 500 follower hanno messo mi piace. E io ritengo una delle mie più belle foto, ma non proprio per la mia foto, ma per il personaggio, veramente veramente bello. Complimenti. Grazie mille, grazie. Quali personaggi vorreste fare in un futuro? Avete dei progetti? Allora, in realtà progetti ne abbiamo molti, e anche il tempo ci spinge sempre. E in realtà il progetto avevamo già per IMI il... Sì, stiamo lavorando insomma a un progetto original, stiamo lavorando a un abito che dovrebbe essere, diciamo, è un po' brutto da dire, però diciamo la donna uccello, ecco, detto così può sembrare brutto, però però insomma dovrebbe essere una dea, appunto, che simboleggia quel mondo lì, quindi avrò le ali, l'abito con tutte le piume, però sempre in steampunk, quindi sarà comunque, sarà quello, in steampunk. Stiamo lavorando abbastanza, vediamo. Possiamo dire che entra nella mitologia egizia oppure un'altra mitologia? Non saprei, veramente. Se dovresti collegarla? Essendo original, ci sbizzarriamo, insomma, quindi non ci stiamo, diciamo, non stiamo pensando a uno stile particolare, no, oppure a un'epoca particolare, insomma. Perché in realtà la base è quella dea canterina, che lei cantando. Sì, dovrebbe essere tipo Usignolo, ecco, esatto, diciamo così, poi in versione appunto di donna, per cui avrò l'abito, avrò le ali, insomma, vediamo, dai, ci stiamo lavorando, esatto, vediamo un po' cosa esce fuori. Per quanto riguarda me, invece, io ho molti progetti aperti, solo che facendone tanti insieme non riesco mai a finire uno. Finisce sempre che non finisco alla fine, quindi... È un classico per il cosplayer, è proprio un classico. Adesso veramente ne abbiamo tanto di tempo. Vabbè, tralasciamo questa cosa, che voglio rimanere con il vostro sorriso sulla bocca, perché siete meravigliosi, avete un sorriso splendido, veramente vi faccio i miei complimenti. Vi faccio una domanda un po' così, che a me piace, ed io ho anche interpretato questa cosa. Avete mai pensato di portare, non so, uno il personaggio maschile e l'altro il personaggio femminile, scambiarlo? Cioè, non so se mi sono spiegato, scambiare i ruoli. Non ci ho mai pensato, sinceramente, però perché no? Se ci sarebbe un personaggio che mi piace, potrei anche trasformarlo in versione femminile, perché no? Sì, però no, non è mai successo comunque. Sì, no, infatti. Bene. Però sì, è interessante come cosa. Sì. Benissimo. Fiere ed eventi in cui siete stati? Ok, allora, noi giriamo per tutte le fiere dell'Emilia, più che altro. Poi, vabbè, qualche fiera in Veneto e il Romix, che si trova appunto a Roma. Poi la maggior parte... È stato il primo, quindi sì, anche quello è una delle fiere che ci è rimasto nel cuore. E cerchiamo di andarci, non sempre, ma per esempio come tradizione ci andiamo ogni 2 anni, perché essendo a Roma... un po' lontanino per noi, però è veramente una bella fiera, insomma. Perfetto. Poi, vabbè, certo. Perciò mi avete bruciato una domanda, diciamo che quello che vi sta più nel cuore sarebbe il Romix. No, in realtà il Romix è una fiera importante per noi, perché appunto è la prima con cui abbiamo cominciato, però quella che abbiamo più nel cuore è Rimini Comics, perché c'ha una location stupenda, per mare, spiaggia, sabbia, bellissimo. Sì, sì, sì. Quella è quella che portiamo sempre nel cuore, a cui non possiamo mai mancare, assolutamente. Esatto. Perfetto. E passiamo alla prossima domanda. Avete mai partecipato ad un contest? Sì. Bene. Prolungo la domanda così, scusa se ti interrompo, Eldran. No. Prolungo la domanda così vediamo. Cosa
se avete mai partecipato, se avete mai vinto e se avete fatto anche parte di una giuria, così vi lascio parlare e fate anche una critica costruttiva a cosa si potrebbe cambiare in un contest. Ok, allora parto io. Sì, abbiamo partecipato a varie gare e abbiamo vinte anche qualcuna, ecco. E la cosa più bella di fare le gare è proprio interpretare il personaggio in cui si è nelle vesti, no? E sì, abbiamo partecipato sia in singolo che con il gruppo, e appunto farlo in gruppo è, diciamo, una cosa ancora più divertente, perché sia in amicizia sia in compagnia fare una gara, ecco, ed è veramente bello. Per quanto invece riguarda la giuria, sì, ci è capitato a me ben due volte di essere in due giurie diverse, perché ho fatto da giudice sia una gara canora al Bologna Comics e sia al Cesenatico Cosplay come appunto giurata in una gara cosplay. Però vorrei aggiungere una cosa molto importante. Il fare la giudice, quindi far parte di una giuria, può sembrare una cosa, insomma, però no, è molto difficile, perché devi essere obiettiva e quindi magari si presenta l'amico, l'amica che ti fa l'esibizione, tu purtroppo, anche se vuoi bene a quella persona, devi essere imparziale, cioè non puoi, devi giudicare per quello che sta facendo, per l'interpretazione, per il personaggio, per il costume, per la somiglianza, insomma. Per tante cose, per cui fare la giudice è veramente una cosa molto difficile, molto. Concordo perfettamente. Se dovreste fare una critica costruttiva al contest o anche al mondo del cosplay? Allora, per quanto riguarda il contest, ma diciamo va in base alle fiere, insomma, ci sono magari non una critica, però magari ci sono certe tempistiche per alcune gare che sono molto ridotte, quindi le persone, i partecipanti non riescono a esprimere la propria esibizione, cioè la propria interpretazione, magari tempistica si può rivedere, ecco. Invece per il cosplay in generale, beh, critiche più che altro, quando si fa una gara bisogna divertirsi, poi si vince, si perde, non ha importanza, perché l'importante è esserti divertito, ma soprattutto divertire gli altri, perché se ti vuoi divertire solo tu, fai la fiera e basta. Se fai la gara è perché comunque in qualche modo vuoi trasmettere qualcosa agli altri, quindi vuoi divertirli. Per cui se vinci, se fai. Quindi questa è l'unica critica che potrei fare, anzi, più che una critica, un consiglio, sì. Consigliare a tutti di divertirsi. Esatto. Perché alla fine è quello lo scopo, appunto, del cosplay in generale, delle gare, di tutto, divertirsi. Perfetto. E cosa sarebbe per voi una fiera senza fotografi? Beh, non sarebbe una fiera, perché? Perché la fotografia per noi è una cosa importantissima, perché una, riguardandola, quella foto, tu ritorni a quel momento. Esatto. Immergi in quel momento, per cui rivivi quelle emozioni. Per cui se non ci fosse il fotografo, che è colui appunto che dà la possibilità di rivivere i ricordi, sarebbe davvero davvero triste. Quindi no, il fotografo è indispensabile per una fiera. Esatto. Ok, ricordate qualche aneddoto curioso o divertente? Beh, sì, dai. Come ho detto prima, io ho interpretato anche Tiffany, che è la sposa di Chucky, e appunto avevo la mia bambola e andavo in giro per la fiera con la mia bambola. Solo che sono un po' gelosa della mia bambola, per cui un po' quando veniva la gente e me la teneva di mano, un po' io, tipo che con i cani cominciavo a ringhiare, no? Però vabbè, tanto per ridere, insomma. No, sono un po' gelosa, sì, quello sì. E fa ridere quando poi una ci ripeta, dice: ma ti ricordi quella volta che il bambino è venuto e ti ha tirato via la bambola? Oh, mi ci fa pensare, per ridere. Quello sì, però è divertente. Perfetto. Se ci penso, ora che ci penso, una cosa bella e divertente c'è stata. Sempre con Chucky, a Romix, qualche anno fa,
e avevamo la bambola di Chucky che chiaramente è spaventosa per certa gente, magari la gente si impressiona, no? Allora noi l'abbiamo avvolto su un telo. Sì, nel tragitto per arrivare in fiera. Nel tragitto per andare in fiera. E è successo che una volta ero in vesti di Tusken, che praticamente è un personaggio di Star Wars. E avevo una tunica. E per andare al metro ci sono le scale mobili. Solo che sfortunatamente il mio telo si è incastrato sulla scala mobile. E si è bloccato. E avevo Chucky in mano. E allora c'era della gente in mezzo lì che si era spaventata. Allora, il bambino! Si chiedeva che non e invece era la bambola. Sì, no. Davvero tragica quella volta. È stato tragico, perché uscire per strada con il cosplay addosso, per noi cosplay è un po' così. Sì, è vero. Sì, certo, è la cosa che ci capita più spesso anche a noi, tante volte usciamo da casa già truccati, tranne quando la gente tante volte ci scambia per pazzi, dicono questi qua dove vanno, pensate così. Non conoscendo questo mondo, c'è anche periodo fuori, tra virgolette, fuori carnevale, perché tanta gente sempre, tra virgolette, associa il nostro mondo al mondo del carnevale e perciò ci si fanno delle belle figure e ci si diverte. A noi non ci interessa nulla perché siamo abituati, perciò niente, vabbè. E cosa direste a una persona che si sta avvicinando al mondo del cosplay, o cosa direste a qualcuno per convincerlo, ma non solo per convincerlo, per portarlo nel nostro mondo del cosplay? Direi di divertirsi, perché fare cosplay, lo ripeto ancora una volta, è divertirsi, per cui non fate caso se non somigliate al personaggio, tutte le critiche che possiate avere lasciatele perdere e partite col presupposto di divertirvi, poi tutto il resto verrà da sé, insomma, l'esperienza poi aiuterà a far sempre meglio, eccetera, però il primo punto è quello, divertirsi. Perfetto, concordo con lei. E io posso aggiungere invece di provare a fare le cose da voi e sperimentare nel costruire come maker, di provare materiali e magari anche condividere con altre persone, chiedere consigli, chiedere come fare, cosa fare. Non abbiate paura di parlare, chiedere e informarsi, specializzarsi. Allora, adesso siamo quasi giunti al termine, diciamo, e io vorresti aggiungere qualcosa che non abbiamo detto. Io vi consiglio di parlare delle vostre passioni, e parlare cosa fate in più, lasciare magari qualche indirizzo delle vostre pagine, e poi vi consiglio addirittura di commentare sotto i commenti e lasciare i vostri indirizzi dove la gente può seguirti, perché siete veramente delle persone fantastiche e secondo me far piacere a più di qualcuno seguirvi. Ecco, e vi lascio la parola. Allora, come dicevo prima, che abbiamo un gruppo, che è il gruppo 43, che è un gruppo di amici che si è riunita per fare all'inizio una semplice contest, una gara, partecipare tutti insieme e portare un gruppo horror. Solo che dopo la gara ci siamo trovati molto bene insieme e ci siamo ritrovati per creare proprio un gruppo, quindi siamo diventati molto amici, condividiamo molte cose, non solo loro ma anche altre cose, e siamo molto affiatati e niente, siamo sempre insieme, ecco. È vero. Un'altra cosa che posso aggiungere è dal 2019 che abbiamo iniziato un progetto per noi molto importante, che è quello delle videosigle. Sarebbe quello di appunto riproporre le sigle delle anime, quelle più belle, quelle che ci hanno colpito di più durante la nostra infanzia, e riproporle con l'aiuto dei nostri amici cosplayer. Infatti abbiamo già fatto Tigerman insieme alla Tana delle Tigre Italian Cosplayer, poi abbiamo fatto Batman con un altro gruppo di amici, e adesso Johnny è uscito anche il nostro ultimo video, quello di One Piece, che veramente è stato molto molto bello. Tanta soddisfazione, sì, molto divertente. Che altro dire? Penso che abbiamo già detto tutto.
lasciamo allora, diciamo, se chi vuole seguirci, chi ha piacere di seguirci, ci può trovare nella nostra pagina Facebook, Imi e Drag Cosplay, oppure nella, abbiamo anche aperto di recente un nostro canale YouTube, sempre con Imi e Drag Cosplay, per cui chi ha il piacere di seguirci, fa molto piacere anche a noi, insomma. Niente, volevo aggiungere per gli amici, volevo dire che tu anche sei una cantante, diciamo, hai cominciato questo... Sì, mi diletto, la musica per me è molto importante, infatti a volte unisco appunto la mia passione per il canto al cosplay, per cui anche le scenette delle volte canto durante appunto il contest, sì. Oppure se mi capita di fare qualche piccolo concerto durante un evento, è una cosa perfetto, molto bella, dai, davvero. Perfetto. Vabbè, adesso arriva qui la nostra... arriva la nostra amministratrice, perché so che avete qualcosa da dirci, da fare. Sì. Ecco qua, si aggiunge a noi la Sabrina. Ciao ragazzi! Ciao Sabrina, ciao! Ciao ragazzi, auguri! Volevamo brindare appunto con voi di origine a cosplay, ma con tutti i nostri amici, questa giornata per noi speciale, con l'augurio che presto tutto possa tornare alla normalità, quindi potremmo di nuovo riabbracciarci e vederci agli eventi, insomma, certo. E lunga vita a cosplay, ecco, okay. Ciao così. Brindisi e tanti auguri. Ci... Auguri! Grazie. Grazie mille a tutti, davvero. Okay. Grazie ancora. Grazie, okay. A voi ragazzi. Va bene, noi siamo arrivati alla fine e adesso chiudiamo il collegamento con tutti gli amici che ci hanno seguito, con tutti i nostri follower, e se qualcuno vuole essere intervistato con calma lo faremo, basta che ci scrivano in privato, non abbiamo nessun tipo di nessuna scaletta, come ci contattate, così pian pianino intervisteremo chiunque voglia essere intervistato. Niente, io chiudo la diretta e invece rimango un attimo con voi per un saluto. Grazie. Ciao a tutti e buona serata. Ciao ragazzi, ciao. Invece dei vostri follower, dei nostri amici, che è più carino. Ok, siamo in diretta. Perfetto, si vede molto bene. Aspettiamo che si connetta qualcuno. Ok, adesso è arrivata la notifica a tutti che siamo in diretta. Qui abbiamo il nostro Hagrid, Fabio Gelso. E intanto si connettono un po' di persone, un po' di amici. E la nostra amministratrice è qui con noi che segue in regia. Perfetto, salutiamo Sabrina e Sabrina vi saluta tutti. Ok, dai. Bene, io direi che possiamo cominciare. Buonasera a tutti.